Ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Da pochissimo, da un minuto è finita la partita Juventus-Atalanta, vittoria della Juventus per 2-1, una vittoria diciamo giocata male, non meritata, non abbiamo fatto niente per vincerla, diciamo abbiamo vinto di profitto. Abbiamo fatto una partita mediocre, una partita in cui pure se pareggiavamo, perdevamo, non rubavamo niente. Non rubavamo niente, comunque fino a 2-1 il risultato. Intanto l'Atalanta si è portato in vantaggio con il ghiaccio. Poi pareggio della Juventus con Mischia fuori bonda e la rete di Fernando Llorente. Poi un mega gol, uno straordinario gol di Andrea Pirlo, ci ha portato in vantaggio sul 2-1, poi da lì in poi ci è stato dato un calcio di rigore nettissimo su Claudio Marchisio, che quello era rigore netto, l'ha detto anche il telecronista Sky. Comunque un rigore andato alla Juve, poi da lì a poco poca roba, molta palla giocata al centrocampo, in difesa, cazzo e mazze. Abbiamo visto una Juve molta redditiva in certi casi. Credo che se andiamo a giocare in casa con il Borussia, o giochiamo con il Borussia con questa mentalità, possiamo rischiare anche veramente col cuore di perdere, perché il Borussia nell'Atalanta, perché dobbiamo fare una partita molto migliore, sinceramente, su tutto. Soprattutto devi cambiare molto mentalità e non deve fare il 3-5-2 come negli ultimi 20 minuti, mi sembra. Lei ha scritto il 3-5-2 e non mi è piaciuto neanche. Comunque, come Cesena e come altre partite, Chievo, Atalanta e Udinese, la Juve ha giocato molto, molto opaca. Non mi è piaciuta molto la Juve, non mi ha convinto. Potevamo fare di meglio, perché queste sono squadre in cui sì, non viene più forte che si vince, però almeno ragazzi giochiamo miglioramente, ragazzi, non è che dobbiamo buttare una vittoria così, oppure dobbiamo giocare male perché giochiamo con l'Atalanta e dobbiamo giocare male, ci possiamo permettere di giocare male, perché giochiamo con il Cesena e ci dobbiamo permettere di giocare male. Però ragazzi, comunque l'importante era vincere, l'importante era fare questi 3 punti. Per adesso siamo a 3 punti, a 10 punti dalla Roma, ma la Roma deve ancora giocare domenica col Verona, e credo che sia una partita molto difficile. Credo che il Verona darà filo da locere alla Roma, perciò può anche scappare che la Roma non vinca neanche col Verona, e perciò non so, ragazzi, speriamo. Comunque ho visto anche molto giù Pogba, non mi è piaciuto neanche Pogba perché sinceramente ha giocato anche molto molto vago. Può essere la stanchezza, può essere che sta pensando di più alla gara con Borussia. Comunque ragazzi, una vittoria diciamo molto molto sofferta, una Juve che ha giocato veramente malissimo, diciamo ha giocato male. Potete commentare, potete anche insultare, ma non mi è piaciuta per niente la prestazione della Juve. Potevamo giocare meglio, potevamo fare anche meglio, ma purtroppo non l'abbiamo fatto. Anche se è arrivata la vittoria, non sono soddisfatto, perché a me mi piace vincere. Mi piace vincere giocando bene, vincere facendo il calcio spumeggiante. Invece certe volte non si vince per forza con il bel calcio, ma beh, si vincono anche con le occasioni. Questa è una vittoria che ci dà un morale. Però voglio dire una cosa, ragazzi, sì, vincere ok, abbiamo vinto, però ho paura che la partita che abbiamo fatto oggi, la partita che abbiamo fatto con il Cesena, ho paura che la possiamo ripetere col Borussia. E questa squadra non sono il Cesena o l'Atalanta, con tutto il rispetto. Sono squadre che alla minima, al minimo sbaglio ti inculano. Perché fai conto che c'era oggi il Borussia e si è portato un bene in vantaggio. Siamo sicuri che non è che la Juve aveva la forza, come ha giocato oggi, di rimontare. Perciò dobbiamo cercare di rischiare meno col Borussia e attaccarli subito, attaccarli e difendere subito, li dobbiamo attaccare perché la migliore arma è l'attacco, subito, dobbiamo attaccare subito e costringerli a difendersi. Se facciamo un buon risultato in casa contro
in casa a Torino con Borussia, magari una bella vittoria per un 1-0, magari un bellissimo 2-0, possiamo andare in ritorno lì, in casa dei tedeschi, anche per difendere il risultato. Comunque oggi era importante vincere, abbiamo vinto grazie al gol di Llorente che fino a qualche 20 minuti fa l'aveva contestato e poi quando l'ho contestato ha segnato l'1-1, poi ha soffiato un grandissimo gol di Andrea Pirlo che ci ha portato in vantaggio su 2-1, la partita è finita, Juventus 2, Atalanta 0. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, un bel pollicione in su, se non vi è piaciuto un pollicione in giù, iscrivetevi al mio canale, così ogni volta con voi Juventino, condividete e per solo forza Juventus. Alla prossima con il video Juventus Borussia Dortmund.